Il Fano frena al Mancini la corsa della capolista Campobasso che dopo 5 vittorie di fila rimedia un pareggio che alla luce dei risultati delle dirette concorrenti permette ai ragazzi di Pergolizzi di allungare ancora in classifica. Il tecnico di casa Manoni per questa sfida deve fare a meno di Tomassini e lascia in panchina insieme all'acciaccato Koulibaly anche Gonzales e Riggioni, mentre Pergolizzi è costretto a fare a meno dell'ex Nonni. Dirige Piccardi di Viareggio. Il Campobasso parte forte, chiarendo subito le sue intenzioni e iniziando a premere, dopo 3 minuti è già in vantaggio. La difesa dell'Alma riesce a liberare, ma i molisani riconquistano immediatamente il possesso del pallone e Maldonado calibra un lancio splendido che premia il puntuale inserimento centrale di Grandis, che spalle alla porta rovescia, scavalcando Guerrieri per l'1-0 dei rossoblù. I Granata provano subito a reagire, ma prima del quarto d'ora devono anche fare i conti con il grave infortunio di Calombo, che è costretto a lasciare il campo. Manoni decide di modificare l'assetto inserendo una punta come Koulibaly, ma il Campobasso appare in pieno controllo della sfida, dettando i ritmi della gara. Con generosità la formazione Granata cerca il modo di portare minacce alla porta di Esposito, ma fino alla mezz'ora succede poco. Al 34esimo la prima occasione per la squadra di casa capita a Mancini, che gira sul primo palo di testa il corner da destra di Zanni, ma la sfera esce dopo aver attraversato tutto lo specchio della porta. 2 minuti dopo Di Nardo ha la chance per chiudere i conti, ma dopo aver bruciato Mancini sullo scatto si vede il tiro ribattuto alla tempestiva uscita di Guerrieri. La prima frazione resta combattuta con il Campobasso che controlla in maniera autorevole il risultato e torna negli spogliatoi in vantaggio all'intervallo. Dopo il riposo l'Alma rientra in campo iniziando sin dai primi minuti a cercare il pareggio con maggior determinazione, ma i molisani restano attenti a non concedere occasioni e anzi tornano a riaffacciarsi pericolosamente in avanti, ma sciupano ancora all'11esimo quando Roberti con un retropassaggio ammentato permette a Persichini di prendere palla all'altezza della tre quarti, ma l'attaccante rossoblù sceglie di provare la soluzione da lontano colpendo male. Guerrieri può tranquillamente bloccare. L'Alma non resta a guardare e insiste, riuscendo ad agguantare il pareggio al 20esimo. Koulibaly lavora un ottimo pallone sull'out di sinistra e poi fa partire un cross preciso verso il secondo palo, dove rompe Panovani che incorna alle spalle di Esposito il pallone che vale l'1-1. I molisani si scuotono e ripartono alla carica, cercando di cingere d'assedio l'area granata, ma la formazione di casa si difende con ordine senza rinunciare a provare a colpire di rimessa. Col passare dei minuti la spinta rossoblù si fa sempre più insistente, con i granata costretti a ripiegare con tutti gli effettivi nella propria metà campo, limitando i rischi nel finale. A 10 minuti al 90esimo l'ex Bonacchi da sinistra indirizza un ottimo cross in area verso Di Nardo, che accomoda per il tiro di Lombardi, che però calcia alle stelle. Passano un paio di minuti e l'occasione buona capita a Gonzales, ben liberato da Padovani, ma il fantasista spagnolo ritarda troppo la conclusione, poi libera il diagonale che però non fa male. Prima il triplice fischio, c'è ancora un'altra occasione per gli ospiti, ma il neo entrato Romero cestina l'opportunità con una conclusione da dimenticare, poi Piccardi mette fine alle ostilità. Noi oggi dovevamo ritornare a fare punti, soprattutto per come hai detto tu, per una questione di fiducia, di testa, perché questi ragazzi stanno veramente dando l'anima durante la settimana e quindi, sai, il risultato della domenica è importante, magari è questo risultato che secondo me è un risultato bello e importante per la testa, anche se, ripeto, mi dispiace un po' di aver subito gol subito, perché magari stando più in partita, non subendo gol, potevamo, come avevamo preparato, fare una partita diversa. Però i ragazzi, ripeto, sono stati esemplari, ma io non ho alcun dubbio che questa squadra si salverà, ma per valori umani, di coesione che poche volte mi è capitato di incontrare in uno spogliatoio. È un punto importante, ma molto per la testa. Però già da domenica c'è un'altra partita stradura e quindi dobbiamo recuperare forze e lavorare forte per andare a fare una grande partita a Senigallia. Noi nel secondo tempo non abbiamo fatto bene. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, potevamo fare il secondo gol. A parte nel secondo tempo forse abbiamo sofferto un po' in mezzo al campo, un po' siamo così, abbiamo sofferto un po', però poi diciamo che la partita è giusta così, dai, prendiamo questo pareggio che è comunque un risultato importante in un campo difficile con una squadra che è in crescita, quindi un ottimo pareggio.